Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Non solo Roma. Tutta l'attualità, la cronaca, gli eventi che riguardano la nostra capitale Roma, ma anche la nostra regione Lazio, i nostri consueti approfondimenti giornalistici. Bene, quante volte abbiamo parlato di violenza di genere in questo spazio e quante altre volte abbiamo messo l'accento su quanto sia importante puntare sulle nuove generazioni per estirpare davvero il problema, per fare in modo che nei prossimi decenni, nei prossimi anni non si parli più di violenza di genere. Bene, nella giornata di ieri si è tenuta un'iniziativa davvero importante in Campidoglio che ha coinvolto 350 studenti tra i 10 e i 19 anni di età di alcune scuole delle periferie di Roma. Il progetto in questione prende il nome di Dai Tu un nome alla violenza ed è opera dell'associazione Insieme a Marianna Onlus. Prevederà un percorso molto lungo e articolato che si snoderà in laboratori, percorsi, ma anche corsi incentrati su tematiche davvero importanti, delicate, ma soprattutto purtroppo tristemente attuali, come ad esempio il cyberbullismo, il revenge porn o ovviamente la violenza di genere. Come sempre approfondiremo questo tema con il nostro ospite, come di consueto tutti i giorni qui a Non Solo Roma. Do il mio benvenuto in collegamento video all'avvocata Licia D'Amico, cofondatrice e coordinatrice dell'area legale dell'associazione Insieme a Marianna Onlus. Buongiorno avvocata, ben trovata. Buongiorno a voi, grazie dell'invito e grazie dell'iniziativa volta ad approfondire ulteriormente ancora oggi questi temi. Beh, assolutamente fondamentale, avvocata, soprattutto perché in questa circostanza si mette l'accento proprio su una questione a noi molto cara, cioè puntare sulle nuove generazioni. Mi sembra di aver capito che con questo progetto si sta facendo proprio questo, cioè puntare sulle nuove generazioni, sui giovani, per far capire quanto sia importante estirpare una volta per tutte la violenza di genere. Sì, il progetto ha proprio questo obiettivo. Siamo al quarto anno della sua applicazione. Il progetto si chiama Dai Tu un nome alla violenza, perché la violenza ha tanti nomi e tanti aspetti e va riconosciuta in ogni sua manifestazione. Noi svolgiamo corsi curricolari nelle scuole, non sono quindi soltanto seminari o incontri sporadici. Cominciamo i nostri incontri con gli studenti ad ottobre. In questo caso abbiamo aperto ieri, inaugurato ieri nella sala della Protomoteca in Campidoglio il corso per l'anno scolastico 2023-2024 e accompagniamo studentesse e studenti per l'intero anno scolastico sino a maggio, con una sessione di approfondimento al mese nell'orario curricolare, quindi come materia di approfondimento e di insegnamento. Devo dire che l'interesse espresso dalle ragazze e dai ragazzi in questi anni è stato intensissimo, direi per certi versi sorprendente. Abbiamo chiamato il nostro incontro ieri la meglio gioventù, perché talvolta noi siamo i primi prigionieri di certi stereotipi, secondo cui le nuove generazioni sono passive, interessate soltanto ai social, eccetera. Bene, non è vero. I ragazzi e le ragazze sono pieni di risorse e pieni di interesse. Bisogna probabilmente aiutarli in questa direzione. Assolutamente. Com'è andata ieri? Qual è stato il riscontro? Guardi, è stata una giornata entusiasmante, non saprei definirla in altro modo. Intanto la Protomoteca, che come sapete è una sala molto grande, era strapiena, c'erano soltanto posti in piedi e c'erano ragazzine e ragazzini a partire dai 9-10 anni, ed erano i ragazzini più piccoli, quelli che arrivavano dal plesso di Ponte Galeria del municipio undicesimo della scuola Fratelli Cervi, per passare da una scuola media di nuovo salario, che è la Piace Maiorana, sino ai più grandi, ai ragazzi che frequentano il liceo di questo istituto Pirelli ad Arco di Travertino. È stato bellissimo perché ogni gruppo di ragazze e ragazzi ha portato la propria idea, e vedere questo confronto fra i ragazzini più piccoli e quelli più grandi su un tema che li coinvolge tutti senza esclusione è stato veramente interessante. I ragazzini più piccoli ci hanno parlato di un tema di estrema sensibilità, cioè l'educazione alla gentilezza, che poi è la premessa per qualsiasi tipo di relazione di tipo civile, di tipo sociale. Infatti. Con i ragazzi invece un pochino più grandi e le ragazze un pochino più grandi abbiamo
cominciato ad introdurre il tema degli stereotipi, di cui purtroppo anche noi che ci proclamiamo avvertiti e attenti finiamo per essere vittime e prigionieri, e con i più grandi abbiamo riproposto il tema del confronto anche in sede processuale, perché le vittime poi devono affrontare un'esperienza durissima, che è quella del confronto processuale con il loro predatore e con l'autore dei reati in loro danno, e per i ragazzi e le ragazze questo è un tema, come dire, di verifica concreta di quello che significa essere vittima di un reato di questo genere. Ecco, tra le altre cose, avvocata, lei ha toccato un punto secondo me importantissimo e delicatissimo di cui non si parla mai abbastanza, ciò che devono affrontare le vittime in sede processuale. Immagino che non siano bei momenti, nessuno ne parla mai. Immagino anche dal punto di vista psicologico quanto possa essere duro rivivere di nuovo determinati momenti per la vittima. Guardi, ha ragione, non se ne parla abbastanza. Io e le altre tutors del progetto siamo avvocate e quindi non siamo soltanto, diciamo, giuriste teoriche, ma processualmente ogni giorno accompagniamo le vittime, purtroppo talvolta i loro familiari, in sede processuale davanti al giudice, sovente davanti all'autore del crimine per il quale il processo si sta svolgendo. Momenti difficili, ma non sono momenti istantanei, sono periodi lunghi della vita di queste vittime. E l'accompagnamento processuale è importante, fa sentire loro che non solo non sono sole, ma sono accompagnate ed aiutate in un momento che è essenziale per arrivare poi all'accertamento dei fatti e alla condanna del responsabile. Secondo lei, avvocata, visto che lei tratta queste tematiche un po' per lavoro, un po' anche facendo parte di questa preziosissima associazione, dunque le nuove generazioni hanno un ruolo fondamentale, no, nell'estirpare questo problema. Lei è d'accordo quando si parla di un problema di educazione a monte? Io mi riferisco ad esempio purtroppo ai tragici, eventi di quest'estate, ad esempio Caivano. Ma guardi, ieri con noi era collegata anche la cronista di Repubblica che durante il mese di agosto ha fatto tutti i reportage da Caivano e proprio lei, a lei abbiamo chiesto. Qui ci sono 300 ragazzi delle scuole e lei ha avuto questo invece impatto e confronto con le scuole di Caivano. Bene, lei ha centrato un punto, e cioè la scuola è il primo e più importante contesto sociale in cui tutti noi, c'è cioè la scuola dell'obbligo in questo paese, grazie al cielo, forse non per un periodo adeguatamente lungo, è il primo e più importante contesto sociale in cui si imparano le regole, ci si confronta con gli altri, ci si abitua alla gentilezza di cui ci hanno parlato i ragazzini ieri, ci si confronta con il testo fondamentale della nostra convivenza, che è la nostra carta costituzionale. Si impara ad accettare l'altro nella sua complessità, nella sua diversità, nella sua ricchezza. E la scuola deve funzionare, la scuola è un laboratorio essenziale, lo abbiamo visto anche noi come associazione in questi 4 anni. 250 ragazzi l'anno significa che abbiamo accompagnato in questa riflessione ormai 1.000 ragazzi e riteniamo di aver fatto un lavoro importante, perché questi Assolutamente. ragazzi porteranno con sé la cultura del rispetto dell'altro, la cultura del rispetto delle differenze, che è poi il dato fondamentale per vivere insieme in una società democratica e civile. Assolutamente civile soprattutto. Secondo lei invece il contesto familiare quanto incide in questo senso? Guardi, io credo che incida molto. Perché ovviamente la scuola fa la sua parte, ma non può fare tutto, perché poi la dimensione familiare è quella in cui le ragazze e i ragazzi ritornano, le bambine e i bambini ritornano dopo aver completato la giornata scolastica. E quindi l'interazione fra scuola e famiglia è importante. Anche le famiglie dovrebbero essere accompagnate in un processo, prima di tutto, di informazione. Sovente le donne che chiedono aiuto non sono adeguatamente informate intanto sui loro diritti e poi sugli strumenti che l'ordinamento mette loro a disposizione, su cosa possono chiedere, su che tipo di ausilio hanno diritto ad ottenere. E quando dico ausilio intendo la protezione, l'assistenza, il gratuito patrocinio e una serie di altri strumenti che nel nostro ordinamento esistono e di cui spesso non c'è cognizione e informazione piena.
Certo, ma soprattutto tantissime donne, lo ricordiamo, avvocato, lei sicuramente ne avrà avuto modo di toccare con mano quello che sto dicendo, hanno paura a denunciare oltre ad essere disinformate purtroppo. Comunque, ieri c'è stata appunto questa iniziativa bellissima che si è tenuta al Campidoglio, prossime iniziative, prossimi eventi, come si snoderà questo percorso rivolto ai ragazzi? Allora, noi abbiamo, ieri abbiamo aperto questo nostro corso curricolare proponendo lo svolgimento della prima sessione che si chiama Dillo con parole tue alle assessore che erano presenti, e cioè la prima, come dire, la prima sessione è stata svolta da loro. Si chiamerà Dillo con parole tue perché la violenza ha tante manifestazioni, bisogna chiamarla con la parola giusta ed è diversa di volta in volta, e anche la risposta alla violenza. Va chiamata con le parole proprie. E quindi le assessore che erano presenti, che erano l'assessore alla scuola Pratelli, l'assessore ai lavori pubblici Segnalini, l'assessore all'ambiente Alfonsi, e poi c'erano gli assessori del municipio 11 che hanno accompagnato i loro piccoli studenti, e che erano Gianluca Lanzi, Giulia Fainella e Claudia Bruschi, hanno aperto questa nostra sessione facendo, come dire, per la prima volta loro i nostri primi. Non voglio dire allievi, ma accompagnatori in questa esperienza, e ci hanno dato le loro parole. E faremo questa prima sessione nelle scuole fra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, e ciascuna ragazza e ciascuno ragazzo proverà a chiamare la violenza con parole proprie. Ci siamo accorti che è un esercizio estremamente utile, perché mette di fronte, per un verso, ad un dato di realtà, e per un altro verso, come dire, costringe a razionalizzare sensazioni, emozioni e paure che spesso restano nel foro interno e non vengono neppure verbalizzate. E infatti, che sono fondamentali, soprattutto in un contesto di questo tipo. Bene, io ho È terminato fondamentale. il tempo a disposizione, ma voglio ringraziarla. Avvocata, è stata veramente gentilissima a partecipare, ci ha spiegato tutto in maniera molto chiara e dettagliata, un progetto davvero bellissimo che ci auguriamo darà davvero dei risultati, ma ne siamo sicuri. Grazie davvero. Io ringrazio voi e spero che vogliate seguire ancora questo progetto che, come ripeto, si snoda nei prossimi mesi e fino a maggio. Sarete sempre i benvenuti nelle nostre scuole ogni volta che ne vorrete parlare. Assolutamente, grazie davvero, a presto. Bene, ci fermiamo nuovamente per un breve minuto di pausa, restate ancora qui in nostra compagnia in diretta sul canale 14 del Digitale Terrestre. Tra pochissimi istanti vi parliamo di un'altra bellissima iniziativa che ha al centro la vulnerabilità, la fragilità umana come un potenziale. Restate qui. Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.